Obiettivamente io li prendo non contro l'udito ma contro la società, cioè ci metto anche la mia faccia davanti perché magari poi ognuno ha, come posso dire, la propria indole, può risultare più o meno antipatico o simpatico, però poi oggettivamente cioè, penso sia stata una contestazione alla società e quindi anche alla mia persona. Nel calcio ci sta, insomma, io ho sempre detto che purché rimangano all'interno di una contestazione civile, come mi sembra sia stato, i tifosi hanno tutto il diritto di contestare, di esprimere le proprie opinioni. Poi io posso non essere d'accordo o essere d'accordo in parte, però questo insomma non rileva. Capisco la delusione, assolutamente, perché la sofferenza. Io vorrei che anche loro facessero, come dire, mente locale al fatto che la loro sofferenza è anche la nostra e forse è un pochino più la nostra. Però capisco anche che in certi momenti sfogare come posso dire, la propria delusione faccia parte del gioco. In quel caso a Roma diciamo a chi tocca non si ingrugna e quindi. Ma adesso questo lo analizzeremo un pochino a mente fredda, abbiamo qualche idea, però penso sia opportuno sederci a tavolino, con la dirigenza e fare le valutazioni, come si fa in qualsiasi attività, insomma a fine stagione si vede dove si è lavorato bene, dove si è lavorato meno bene, cercando di non ripetere gli errori. Però purtroppo Lanciano non l'ha pagato gli stipendi, quindi non è un dato da poco, no? Con tutto il rispetto per il Lanciano, io non entro mai in casa altrui, per carità, quindi. No, ma per carità. Ma sa, questa alla fine, ecco, ha detto bene, questa alla fine è un'azienda, è un'azienda che costa, che ha dei ricavi. Ripeto, queste sono valutazioni che naturalmente faremo prima internos, perché mi sembra la cosa più corretta da fare, poi naturalmente le espliciteremo anche pubblicamente, diremo dove potremmo aver sbagliato, dove abbiamo fatto bene. È stata un'annata molto, molto sofferta sicuramente, non era quello che ci aspettavamo, avevamo detto di mantenere, il nostro obiettivo era mantenere la categoria, in questo siamo stati sempre abbastanza chiari, mi sembra, non abbiamo mai promesso chissà cosa, mantenere la categoria, abbiamo sofferto più del dovuto sicuramente, per una serie di fattori, ripeto, io ci metto la faccia, errori nostri però. Molta sfortuna, obiettivamente, non è una scusante perché quando fai tantissime partite avendo i quattro centrali di difesa titolari con infortuni non di poco conto, insomma, inizi a pesare. Sicuramente alcune, come posso dire, alcune dinamiche, alcuni arbitraggi non ci hanno favorito, però io non le prendo come giustificazione dicendo che la stagione è andata male per questo, è andata male anche per questo. Non soprattutto per questo, anche per questo. Quindi bisogna fare una valutazione serena, obiettiva. Come vedete, io sono qui davanti a voi, vi dico, non è vero che non abbiamo sbagliato niente, sicuramente alcuni errori li abbiamo fatti, cercheremo di evitarli, però sarebbe paradossale pensare che noi siamo stati contenti di questa annata, siamo i primi a essere tifosi. Diciamo che in qualche momento la fiducia è venuta in qualche momento a mancare, ma io parlo per me, naturalmente, non parlo per gli altri. Poi devo dire do atto al direttore Fabiani di averci assolutamente sempre creduto e quindi da questo. Beh, ci sono stati quando le cose iniziavano veramente, come dire,
Quando sembrava che avessimo veramente un pochino tutto contro da quel punto di vista, senza entrare nello specifico.